Ciao a tutti, benvenuti alla live con Paolo Diana. Ciao. Stiamo aspettando Paolo Diana, poi possiamo iniziare. Ecco, ciao. Come stai? Tutto bene, te? Bene, bene. Sta anche vivere la quarantena, però ci si fa l'abitudine. Di, purtroppo ci tocca, ma c'è chi sta peggio, quindi va bene, Sì. siamo tra i fortunati. Esatto, Finché stiamo bene è l'importante. esattamente. Allora, aspettiamo un po' un minuto in caso arrivi altra gente. Io farò le domande, poi nel caso arrivino altre domande dalla chat, le leggerò. Se sei d'accordo, possiamo iniziare. Bene, non c'è Vai. problema. Vai. La mia domanda è un classico che è come ti sei appassionato al mondo del rally? Allora, come ho già detto altre volte, praticamente diciamo che la prima gara mi ha portato a vedere una gara in salita qui a Verucchio, dove abito, e poi le altre gare sono andato a vedere dei miei amici che correvano nei circuiti di San Marino, Rosati, Calzolari, Gino del Coniglio, Baido, Marani, questa gente qui. E siccome erano super spettacolari e mi piaceva veramente tanto, tanto guardarli, ho sempre sperato un giorno di diventare, adesso magari non come loro, ma comunque di avvicinare a quello che facevano loro, che per me quella Ci volta sei era riuscito. veramente. Veramente tanto. Ciao Brian. Con che macchina hai iniziato? Con che macchina hai fatto la prima corsa in anche salita? Allora, la prima gara che ho fatto è stato un circuito a San Marino con il 131 Racing. Ho cominciato proprio con quella lì. Praticamente era stradale, crawl bar, sedili, cinture e poco di più. Quella è stata Una volta. la prima gara. Macchina spartana. Esatto, molto. Marco Mini numero uno. Intanto saluto quelli che vedo. Mucche di persone. Esatto, Mari, maestra. Il miglior rally a cui hai partecipato? Qual è Il primo stato? rally? Il migliore che hai fatto nella tua vita? Allora, il migliore è una bella domanda. Ognuno comunque. Ciao Kevin, ognuno mi ha lasciato qualcosa dentro, nel senso, diciamo, la prima gara che ho fatto fuori da San Marino, insomma, considerando che ho sempre considerato San Marino, la mia casa, perché comunque lavoravo a San Marino, avevo gli amici a San Marino, diciamo, le prime gare le ho fatte tutte a San Marino. La prima gara che ho fatto fuori è stato il Rally del Vermentino. E se te ne devo dire una, scelgo quella lì perché è stata la prima che ho fatto di fuori. Mi hanno chiamato i ragazzi della Racinabi, mi hanno chiesto se tramite Francesco Fresu, che tra l'altro abbiamo fatto anche delle gare insieme perché lui è un navigatore, e diciamo per come mi hanno trattato, perché per me era un'esperienza nuova.
Quindi andare in questo contesto qui come per la prima volta, mi hanno trattato come uno di loro. Dopo 10 minuti sembravo uno di famiglia. È stata una roba veramente emozionante. Poi la gara bellissima, è andata bene, la gente si è divertita, ti dico, mi hanno trattato come se ero un pilota vero. Per me è stato molto bello. Quindi, se devo sceglierne una tra tutte, quella lì, perché è stata, diciamo, la prima esperienza fuori. Poi, come ti dicevo, le altre, comunque, ognuna dove sono andato, mi hanno lasciato qualcosa di positivo. Spero di averlo lasciato anche io loro. Rivendoti anche a Legends, lasci qualcosa di positivo. Sì, vabbè, Legend diciamo che è la gara di casa, le prove le conosco. Se non faccio bene neanche qua, devo comprare una palla da bowling e andare a giocare lì. Ci fanno dalla chat, ci fanno Grando Zero. Quanti botte hai fatto nella tua carriera? Quanti botti? Sì. Allora, in realtà molti, perché all'inizio, oltre ad essere incapace a guidare, guidavo più che altro non perché sapevo fare, ma perché mi piaceva, però voglio dire, dopo saper fare è un'altra cosa. Di botte all'inizio ne ho fatte veramente tante, tavoia, esatto. Soprattutto all'inizio magari era ogni gara, adesso non ti dico una scocca, perché le prime volte non riuscivo neanche ad andare a correre, ma lavoravo un anno alla macchina e magari la ribaltavo per andarla a provare, se andava tutto bene. Poi rilavoravo altri 6 mesi la macchina, ce la facevo magari a non andarla a provare, quindi andavo direttamente a fare la gara e una volta buttavi giù una pianta, una volta cavavi il culo, cioè diciamo che i primi 5 anni tra incidenti e rotture varie, credo di non essere mai arrivato in fondo a una gara. Poi piano piano ce l'ho fatta praticamente diciamo negli anni, sono riuscito a migliorare questa cosa di almeno di arrivare sano alla gara, e l'ho migliorata non andando più a provare la macchina. Quindi adesso praticamente finito di lavorare alla macchina, la carico sul carrello e vado a correre. Così abbiamo eliminato quel fattore lì. Fa questi c'è cioè il tuo più brutto incidente in questi primi 5 anni? In Come scusa? questi primi 5 anni c'è stato il tuo incidente più brutto o ne hai fatto in futuro? Più brutto ne hai fatto? Allora, diciamo che per fortuna sono stati tutti, diciamo, incidenti che non ci siamo mai fatti male, non ci siamo mai neanche scorticati un orecchio, per dire. E quello più brutto che mi ricordo io è successo per provare la macchina, chiaramente, come ti dicevo prima. Dovevamo fare un circuito 2 giorni dopo, quindi abbiamo finito la macchina, abbiamo detto ok, avevamo fatto delle modifiche grosse e siamo usciti dal garage, siamo andati in una strada dietro casa mia. Lo so che non si può e nessuno lo deve fare, perché non si può fare cretini per strada. Punto, ho aperto e chiuso parentesi. E siamo andati a provare questa macchina in una strada che ci passa, all'epoca ci passava poca gente, c'erano 2 case, e lì praticamente, provando questa macchina, siamo usciti di strada senza cinture, senza caschi, proprio degli animali, dei criminali. Abbiamo buttato giù un po' di piante, la macchina comunque l'abbiamo demolita. Diciamo che è stato, no, se non quello più grave, comunque quello che ho preso un po' più paura, perché comunque siamo usciti a una velocità molto forte, non essendo legati, non essendo, cioè, non avendo niente per proteggersi un po', diciamo che è andata di lusso. Quello lì è stato uno dei più grossi, perché comunque abbiamo fatto, non so, 2, 3, 4 giri, la macchina l'abbiamo disintegrata completamente. E se no, per il resto in gara, dai, capotamenti sì, però niente di spaventoso. Più che altro, cioè, in tutti i casi, comunque è sempre andata peggio la macchina, per fortuna. Esatto. Fortuna. La macchina si ripara, la persona un po' peggio. Esatto, quindi diciamo che abbiamo sempre
tentato la sorte, è sempre andata bene, quindi va bene così, siamo sempre stati molto fortunati, quindi va bene. Qualcuno ci ha dato una mano. A quale rally vorresti partecipare nella tua carriera? Allora, adesso carriera, un parolone comunque, grazie. E dunque, di quelli, per fortuna ho avuto modo di fare qualche gara in Europa che non avrei neanche mai minimamente immaginato di poter andarci neanche a vedere, forse. E tra quelle che mi piacerebbero fare, credo che ci sia Polonia, un rally in Polonia, perché comunque a Legend ho conosciuto tanti tifosi che sono veramente, mi sembra, degli squilibrati, e quindi mi piacerebbe andare tra di loro perché ci possiamo capire sicuramente, e il resto penso che andrei da tutte le parti. Non sono andato in Francia, non sono andato in Belgio, in Corsica, in Grecia, cioè andrei da qualsiasi parte. Però ti dico, se dovessi sceglierne uno così a sensazione, ti direi Polonia. Bravo Marco. Cioè, ci sono anche degli spagnoli che ci stanno seguendo in questo momento. Molto bene. Spagna è stato bello. L'anno scorso il Trasmira è stato veramente incredibile. La gente che c'era in prova era qualcosa di pauroso. Molti commenti. Abbiamo. Ecco Fra, c'è il mio naviga, Francesco Fresu. È vero, Fafe. Fra, che errore, mi sono dimenticato. Fafe lo andrei a fare solo per il dosso, anche perché dopo del dosso credo che rimarrebbe ben poco. Però l'emozione di fare il dosso di Fafe in Portogallo credo che sia unica. Solo che cala lì tipo roulette russa. Ti lanci non si sa dove, poi così. Mentre voli fai il segno della croce, speri di atterrare nella strada. Però anche quella sarebbe una cosa bella. Punto bello per le foto. Sì, esatto. Poi magari se ce la fai anche a non demolirla, sarebbe comunque bello. Però, costante, cioè, le foto, però insomma, la macchina. Sì, 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 certo. È che la foto costa meno della scocche. Quello sì. Però. Allora, ci fanno una domanda, se hai mai corso in Sicilia. Allora, purtroppo non ho mai corso, e ho sempre parlato con tanti amici in Sicilia, e un'altra, ciao Elena, è un'altra gara che andrei a fare volentieri da qualsiasi parte, perché comunque mi hanno detto che in Sicilia, come in Sardegna, come in tanti altri posti, comunque ti fanno sentire a casa. E le gare sono belle, pubblico super appassionato, quindi ci andrei molto volentieri a correre in Sicilia. Puoi descriverci il rapporto che hai con Francesco, il tuo navigatore? Con Fresu? Sì. Con lui, guarda, ho un rapporto, nonostante che siamo lontani, è come se fosse mio fratello, perché è stato proprio lui che mi ha contattato per andare a fare il rally del Vermentino. Io chiaramente non conoscevo nessuno, a parte questi qua attorno a San Marino. E mi ha contattato lui, sono andato giù, quindi come riferimento avevo lui, perché avevo solo parlato con lui. E dopo, forse, non ti dico un giorno perché è troppo, però dopo, diciamo, qualche ora, avevamo già raggiunto una sintonia veramente top, perché mi hanno fatto, come ti dicevo, mi hanno fatto sentire a casa, e questa amicizia sia con lui che con tutti i ragazzi del gruppo della Rassinabi, con tutti gli amici di Berchida e dintorni, negli anni comunque è cresciuta sempre di più. Io l'ho sempre considerata la mia seconda casa, perché è l'unico posto che quando devo partire per tornare a casa c'hai gli occhi lucidi, è sempre dura. Perché comunque c'è un rapporto di amicizia veramente forte, anche se siamo lontani, che poi lontani è una cosa giusta. Però veramente bello. E poi ti dico, lui è un navigatore di quelli giusti, perché ha fatto, credo, 8 gare del mondiale in Sardegna. Quindi non è che
non è che è un navigatore, insomma, così. È un navigatore veramente bravo, professionale, quando c'è da divertirsi, è il primo che si diverte, quando c'è da fare i seri, prova a fare il serio anche lui. No, comunque è veramente bravo, bravo, serio, consigliato. Per quel prova a fare il serio, si può Sì, perché capire. dai, dopo è fatica, nel senso, alla fine quando gli dico se mi viene a far compagnia dentro la macchina, più che altro ci andiamo a correre per divertirci, fai fatica a rimanere concentrato a volte, se ti metti a fare i cretini o i tondi mentre corri, però nonostante quello comunque riesci sempre a essere molto concentrato e sul pezzo. Qual è stata la tua macchina preferita con cui non hai mai guidato? Qual è la tua macchina preferita che non hai mai guidato? Allora, che non ho mai guidato, ti vorrei dire la Xara Kit Car. Non l'ho mai guidata e credo che mi piacerebbe. No, credo, senza credo, mi piacerebbe sicuro. Sì, le macchine reali sono belle. Sì, esatto. Nel senso, una vale l'altra, però se me le mettono tutte lì, che ne devo scegliere una, prenderei su una Xara Kit, così. Per gradire. La tua preferita che hai guidato? La mia preferita che ho guidato, a parte adesso non 131. ti posso dire il 131 perché è scontato, adesso ormai siamo diventati amici, ti dico i primi anni abbiamo avuto un po' da discutere. Beato, ma che cosa? Certo. E diciamo, a parte i primi anni che eravamo sempre in discussione, adesso siamo diventati amici perché io la tratto dai, no, bene, non la tratto bene, però comunque dai, adesso ci vogliamo bene. A parte il 131 e la macchina che volevo guidare, sono riuscito a usarla a una gara, è stato il 306 Maxi, che è sempre stata una delle macchine dei miei sogni perché. Chi è Abbiamo che anche non ha mai... Panizzi. Esatto, chi è che non ha mai guardato su YouTube il video di Panizzi con la 306? È una roba magica, sentire solo rumore. E quindi fai fatica a non innamorarti di una macchina così. Avere comunque modo di poterci correre, chiaro, non alla Panizzi, cioè l'avrò usata al 50%. Comunque va bene, meglio 50 che niente. Però gran macchina. Poi, visto che mi hanno nominato il 331, puoi parlarci delle specifiche, come. Allora, il 131 praticamente siamo partiti da una scocca di un 131 Racing e adesso gli ho messo su un motore della 156 D2 Super Turismo, che è un motore da pista, configurazione è simile a un 306 Maxi o a una Xara Kit, comunque motore che gira molto in alto e sotto non va niente, quindi è... Diciamo ignorante come mi piace a me. Cambio sequenziale Gabura, che è veramente un super cambio perché se fosse diciamo, un cambio medio sarebbe già saltato per aria. Invece, io lo tratto veramente male. Comunque, tutte le volte non sbaglia un colpo. Il ponte dietro è M3,30, il differenziale invece è M5,34, sarebbe quello, la versione più grossa. E gli ammortizzatori sono Raiger della Subaru, i mozzi davanti sono dell'M3 Gruppo A, mozzi e dischi, freni, pinze sono della 207 Super 2000, è un misto di roba, di tutte le macchine penso che ci sono in circolazione. È Però adesso, un più diciamo, macchine messe insieme. esatto, è un misto di macchine. Però dai, alla fine ce l'abbiamo fatta fare una roba decente. Non ci lamentiamo, visto che la facciamo nel garage. È già bello. Anche troppo. Altissimo livello. Ci chiedono in chat se riesce a guadagnare con le gare. Praticamente, no, ancora no, perché
bisognerebbe avere comunque la faccia. Ciao ragazzi, aspetta, mi faccio vedere. Ah, vero, no, non dovremmo essere quei due personaggi che vengono oltre adesso. Sono due piloti, quelli proprio del vertice. Ciao ragazzi. Allora, guadagnare no, perché bisognerebbe avere la faccia comunque di chiedere i soldi. E per adesso, diciamo, gli ultimi anni ho cercato di farmi dare almeno le spese. E almeno nel senso di arrivare in campo gara senza doverli cavare dalla tasca. Però farsi pagare poi è un'altra cosa, perché comunque la macchina costa un casino. E la revisione e i danni altrettanto, quindi dovresti, cioè, ti costa 10.000 euro gara, anche se vai a fare il cartino, comunque hai delle spese, e bisognerebbe forse avere la faccia da culo di chiederli, così almeno smetto di lavorare per la macchina, perché tutto quello che prendo lo butto lì, ma fatica, qualcuno mi aiuta, qualcuno, e io adesso ti dico, siccome non navigo nell'oro, ultimamente se posso vado dove mi aiutano, perché comunque ho sempre lavorato, è bella 30 anni che lavoro in banca, c'ho un euro, sarebbe il caso di iniziare a mettere via qualcosa. Passione. Ciao Frick. Ci chiedono anche in chat Alessio Comparin se farà la pipista al ciocco un bel giorno. E se capita, volentieri. Perfetto. Non è lì di casa, per me è vicino qui. Quindi. Poi che titolo. Frick, sì? mi scrivi una domanda di lì? Perché mi stanno seguendo i due piloti che sono entrati adesso e stanno seguendo la diretta anche loro. Adesso gli ho chiesto se mi fanno due domande in diretta da qui, da 2 metri. Ci sono, dimmi pure. Chi è il tuo idolo in assoluto nel rally? Quello che stimo di più? Sì. Allora, quello che purtroppo non c'è più è McCree. Perché per forza, dai, McCree, non credo che possa esistere una persona che non gli piace McCree. Quell'altro ti potrei dire Toivonen, esatto, Ragnotti, perché Baldini, mi porti a fare un giro una volta per favore? Vedi, Filippo Baldinini sarebbe uno di quelli che è entrato da quella porta adesso, anche lui è un pilota della scuderia Malatesta, sarebbe proprio il pilota di punta della scuderia Malatesta. Adesso un giorno ti porto, Frick. E comunque niente, dai, diciamo che McCree, Toivonen, mi piaceva molto Mick perché era abbastanza squilibrato, tengo tutti i piloti, diciamo, con quel tipo di guida lì. Una coppia a scocchio con Nick, sì, però dai, da vedere era bello, insomma. Sì, per andare bisogna fregare qualcosa anche. È così, tanto i piloti super spettacolari e quelli un po' più con dei problemi di testa purtroppo piegano le scocche e via dicendo. Gli altri non è che non sono bravi, cioè nel senso c'è gente che ha vinto molto di più e le scocche ne ha piegate ben poche. Però se io ti devo dire, io da bordo strada o da casa, se devo scegliere comunque faccio sempre il tifo per quello che mi fa divertire. Sì, oltre a Mick, chi tifi nel borecce attuale di piloti ci sono? Allora, in questo momento ti direi Tanak. Anche se negli ultimi anni ha migliorato molto a livello di testa, perché comunque un paio di anni fa anche lui aveva un po' dei problemi di scollegamento cavi nella testa, e adesso comunque si è dato un'inquadrata e fa dei passaggi esagerati, va veramente forte, ha meritato di vincere il mondiale, e quindi in questo momento per lui.
Hai mai pensato, appunto, ci fa una domanda qua, per correre il rally bisogna essere ricchi o molto ricchi? Per correre nei rally, praticamente, allora, a alti livelli devi essere ricco e straricco, ovvero gli sponsor, ma visto il momento bisogna solo avere i soldi e basta. O se no, bisogna che fanno come faccio io, che praticamente tutti i ritagli di tempo, alla macchina ci lavoro io. Io con i miei amici, quindi cerco di fare più robe possibili, cercando di risparmiare i soldi, però nel senso lo fai a livello di divertimento. Sicuramente correre adesso in un campionato con una macchina top, è roba per ricchi o comunque per gente che li ha. Tiziano, ma tu sei ricco? Certo, se vuoi faccio un cambio conto in banca. Così ti faccio vedere quanto sono ricco. Hai mai pensato? Ciccu! Gli amici del Rally del Vermentino. Ciao a tutti. Ciccu Tattu. Ci chiedono anche, infatti parlando del Vermentino, ma anche questo, quando tornerai in Sardegna e magari verrai a fare di nuovo il Vermentino. Ti aspettiamo campione. Magari. E praticamente era già in programma di venire a fare il Rally del Vermentino. Purtroppo è saltato tutto per via di questo coronavirus. E speriamo, no, speriamo, visto che sono in linea che ci stanno seguendo, devono assolutamente trovare una data nuova per rifarlo perché ci vogliamo tornare tutti. E basta. Quindi speriamo solo adesso che passi prima possibile questo virus, e speriamo che prima possibile ci danno la lieta novella della data nuova del Rally del Vermentino. Quindi, amici della Rassinabi, forza e coraggio, vogliamo la data. So che adesso in questo momento è fatica, però. Bisogna guardare avanti per aprire il futuro. Per risparmiare, correvo sulla terra con le gomme da neve. È vero, te considera che. Io prima avevo i cerchi da 17 alla macchina, perché qualche anno fa praticamente le gomme da 17 erano quelle che andavano per la maggiore, quindi quegli altri le scartavano e io le andavo a raccogliere. Adesso che quasi tutte le macchine montano i 18, sono passate i cerchi da 18, ma non per fare, diciamo, il fenomeno, è perché sono andato dietro, diciamo, alla tendenza. Adesso quasi tutta la maggior parte delle macchine hanno i cerchi da 18, quindi le gomme usate è più facile trovarle. Quelle che i piloti che hanno i soldi scartano dopo un parco assistenza, io vado lì, mi metto in ginocchio, due gomme sotto braccio e vado via con quelle gomme lì che a me mi fanno ancora carne e brodo. Dietro uso le gomme da terra perché comunque, diciamo, stesso discorso, le gomme da terra da 15 ne trovi un camion e quindi a parte il discorso meccanico della macchina, che il motore costa veramente tanto e lì non ci posso fare niente, purtroppo. Il resto cerco chiaramente di spendere meno possibile. Hai mai pensato a correre nel Ciro nel VRC? No, mai. Non ho mai avuto questa ambizione perché diciamo che se devo scegliere, comunque preferisco correre per divertirmi. E solo pensare di dover cercare di ragionare per portare a casa un campionato, queste cose qui non è una cosa che fa per me. Quindi non ci ho mai pensato, è una cosa che non mi interessa. Nel senso, se magari avevo avuto la possibilità, perché no? Però non è stato mai nei miei sogni fare una roba così. Preferisco andare a fare il cretino tutti i fine settimana da qualche parte, in qualche gara, mi diverto e alla fine quello è importante, il più importante di tutto. Sì. Mi dicono, ci fanno una domanda in chat, come vedi il CIR di oggi? Ma il CIR, allora, l'ultimo CIR è stato, a parte, diciamo, le varie polemiche che ci sono state, è stato molto, molto combattuto, è stato molto bello. E speriamo adesso, quando ripartirà il tutto, che to torneremo a una cosa do dove il rally viene deciso dai piloti, non da altre cose, da altri fattori. Però l'ultimo
l'ultimo CIR del 2019 è stato comunque fino alla fine, cioè se lo sono giocato fino all'ultima gara, quindi credo che negli ultimi anni, dove prima c'era sempre stato un super dominio di Paolo Andreucci, nel 2019 comunque è stato sicuramente più vincente. Poi è andato come è andato, io adesso non voglio entrare in polemica chi è che meritava, chi non meritava. Purtroppo è pieno di imbecilli in giro e non ci si fa niente. Troppo. Ci dicono anche di raccontarci di quando hai piegato una macchina a Al Barum, praticamente, piegata, sì, abbastanza. E nella prima prova, era la prova spettacolo del Rally Barum, e penso che dopo mezzo giro, perché era una specie di anello, quindi lo dovevi fare 2-3 volte, e dopo mezzo giro mi sono accorto che avevo, perché era una prova in notturna, siccome io sono sempre molto teso quando parto, non mi sono neanche accorto che avevo le luci spente, perché c'era l'inizio prova che era illuminato c'era una fila di lampioni, quindi ero lì che niente, ero proprio in super relax. Quando ho mandato il via, io sono partito e non mi sono accorto che avevo le luci spente. Quando abbiamo fatto il primo pezzo non mi sono accorto di niente, come praticamente appena ci siamo infilati in una via interna, praticamente buia, non vedevo neanche più dove ero, quindi mi ricordavo però che c'era questo curvone lungo a sinistra e ho detto vabbè, intanto la metto di traverso, gli metto un'altra marcia, intanto che vado avanti abbasso la testa, accendo le mie luci e tutte queste cose qui. Invece non è stata proprio così, perché quando ho fatto tutte queste cose qui, ho alzato la testa e la strada non c'era più. Abbiamo cavato 2 ruote in un marciapiede, abbiamo buttato giù un mazzo di piantic alle piccoline e poi siamo volati giù nel fiume. E macchina sott'acqua, e per fortuna siamo andati giù con la macchina dritta, quindi non siamo andati giù ribaltati, perché sennò era un po' dura, perché comunque era notte, non sapevamo lì per lì neanche dove eravamo, cioè sapevamo che eravamo dentro un fiume, però sai, di notte fatica, e le porte finché la macchina non si riempie e non si aprono, e tutto qua. Io non so far nuotare, e quindi, però adesso sono riuscito a rimanere abbastanza calmo, poi appena la macchina si è posata sul fondo abbiamo aperto le porte, ci siamo tappati il naso e siamo andati a riva, e poi abbiamo aspettato, perché noi eravamo la prima macchina che apriva la gara, pensa che roba, che figura, e poi niente, fine gara, è venuto la gru e ha cavato la macchina davanti in muso disintegrato, poi siamo entrati nell'acqua, gas a fondo, quindi 4 biele piegate, la macchina è stata sott'acqua per più di 3 ore, e quindi si è riempito d'acqua tutto, dagli ammortizzatori al cambio differenziale, è stato ma c'è un lavoro. È stato un bel casino. Ci dicono di... Ma Pietro. Ci chiedono se preferiresti vincere una gara andando di pulito o sempre di traverso. Preferisco arrivare ultimo e guidare di traverso e divertirmi. Perché alla fine, quando hai vinto... Ciao Baldo! Frix e Baldo in linea! Baldo, grandissimo del 131 Corre San Marino, vince tutto. Tra l'altro ci sono le sue locandine con la sua foto anche nel bar dove andiamo di solito il fine settimana. Quindi grande Baldo. E comunque niente, ti dicevo, se devo scegliere, comunque mi è capitato di vincere per culo una gara qui a San Marino, però emozionalmente, nel senso, il calore che ti riesce a dare la gente non vale il prezzo di una coppa, quindi cioè, per come vivo io il discorso del rally, comunque preferisco arrivare ultimo, guidare di traverso, che preferisco la gente che a fine gara mi viene a dare una pacca sulla spalla e mi dice bravo, sei stato abbastanza cretino lì in quella curva, e perché tanto anche se vinco la gara lunedì mi tocca andare a lavorare lo stesso, non ho più 20 anni, quindi nessuno
mi darebbe un sedile di una macchina da fare qualsiasi campionato è, quindi va bene così. Preferisco quello. Visto che siamo entrati in ottica di traversi, come ti senti quando sei di traverso e vedi tutta la gente e ti fa il tifo? È veramente un'emozione grande perché comunque diciamo che in questi anni la gente ha sempre molte aspettative e quindi cerco comunque dove posso Cicco l'ho lasciato là che stava travasando una damigiana di vino, stava riempiendo delle bottiglie. No, scusa, stavo rispondendo a Alessandro Taras, che Grazie a è il presidente della Rassi Nabi Racing, che è la scuderia che organizza Rally del Vermentino. Grande Ale. E comunque niente, praticamente la gente ha sempre delle aspettative grosse ormai su di me, quindi io cerco sempre di fare peggio che posso per farli divertire. Spero sempre di non deluderli, però sai, è sempre fatica perché magari una curva ti viene, una forse, una no. Io chiaramente spero, tutte le volte che parto, spero di indovinare tutte le curve, ma non è mai così. C'è la curva che ti viene da incapace, mi dispiace perché magari so che lì c'era della gente che ha visto una curva che ha aspettato 2 ore, magari per vedere una curva pessima. Quindi io nel limite del possibile cerco sempre di fare meglio che posso, se posso. E guidare di traverso Le... in mezzo alla gente che ti fa il tifo è veramente emozionante. La butti di gas, di traverso o di freno a mano? Non lo so, dipende come ci arrivi, non c'è mai, non ho mai una logica, nel senso nel veloce comunque la freni, la, ho imparato a frenare di traverso e a girarla con la sbandata. Col pendolo, come si dice, però anche lì, nel senso, una volta viene, una volta no. Diciamo che il freno mano lo usi molto nello stretto, dove non hai modo comunque di avere molta velocità e fai fatica a fare il discorso pendolo. Invece, quando arrivi da un pezzo veloce e entri in un tornante, lì riesci anche senza freno mano. Dove ci sono un po' di curve strette una dietro l'altra, se infili la prima di traverso, poi chiaramente le fai tutte. O se no magari sbagli una curva, arrivi un po' lunghi o ti attacchi al freno mano perché ti deve salvare la curva, dipende dalla situazione, dalla curva. Non ho mai una logica, mi viene tutto così come capita. Istinto. Esatto. Ci fanno in chat, correresti mai con RGT? E se c'è qualcuno che me la presta e si tiene i cocci a fine gara, se ci sono, sì. Però sicuramente non la noleggerei. Se trovo 2 soldi, una valigia di soldi dietro un bosco, credo che riprenderei la 306 Maxi. L'RGT, se proprio mi fanno un'offerta, mi dicono la vuoi provare per pochi soldi o comunque ti faccio provare un RGT, la proverei volentieri, perché comunque sono delle belle macchine. Ok. Allora, qui ci fanno anche se quando verrai a correre sulle strade tagga Florio. Magari, me l'hanno chiesto tanta gente, è una Targa Florio, che chiaramente è una delle gare più importanti e con più storia delle gare che ci sono state in Italia. E che ci sono tuttora, chiaramente. Quindi mi piacerebbe sicuramente tanto. Ho visto dei video quando ho corso un'uscita, credo che l'abbia anche vinto, delle partenze di alcune prove, era una cosa da stadio. Quindi veramente top. Mi piacerebbe. Pubblico Cioè, caloroso. se mi chiamano gli organizzatori, mi dicono vieni giù, ci verrei volentieri, però mi dovrebbero invitare loro, chiaramente, non mi posso iscrivere con la mia macchina perché non è propria norma. Quanti chilometri durano le gomme da terra? Ci fanno anche questa domanda in chat. Non ho capito, scusa. Quanti chilometri durano le gomme da terra? Allora, le gomme da terra dipende
se fai proprio il deficiente dall'inizio, da inizio prova fino alla fine, con due gomme fai una prova. Tipo a Legend, se ti metti, io adesso ti faccio l'esempio del Rally Legend, se fai veramente l'idiota, quando esci dalla prova devi cambiarle. E tipo nella prova alla ciarulla, la prova spettacolo, e lì mi devo fermare prima perché non, cioè, rimango senza gomme, non riesco neanche a finire i giri. Però se diciamo fai le curve di traverso solo dove devi farle, non dappertutto, in tutti i posti possibili immaginabili, magari riesci a fare anche due prove. Poi dipende, se sono prove veloci durano di più, perché non è che la metti di traverso quinta, sesta tutte le volte. Quindi se sono prove veloci la gomma dura di più. Se è una prova molto lenta con 200 tornanti, quando esci dalla prova le gomme non ci sono più. Poi le gomme da terra si scaldano molto, dai, sempre facendole patinare, e non durano niente. Però costano poco, quelle usate, quindi va bene. Torneremo ai rally degli abeti? I rally degli abeti tornerei, perché comunque diciamo che quella, l'unica volta che ci sono stato, ho fatto fatica a cominciarlo, nel senso che abbiamo fatto la prova spettacolo la sera e poi la prima prova del giorno dopo siamo usciti di strada, e quindi stranamente, giusto Frick? Bene. E quindi ci tornerei perlomeno per cercare di finirlo, perché dai, è sempre brutto lasciare delle cose in sospeso, anche se poi se devo ragionare su quello lì troppe dovrei fare di gare per chiudere questo cerchio, però ci tornerei perché comunque erano delle prove veramente belle. Ok. Vedessi mai correre lì, due balli ci fanno una domanda in chat. Ma io se potessi correrei tutte le settimane, chiaramente farei qualsiasi gara che c'è in giro per l'Italia, per il mondo, sia gara piccola che gara grossa, qualsiasi cosa, perché alla fine è quello che ci piace fare, quindi le farei tutte senza esclusione di niente, di nessuno. Okay. Secondo te si farà il Rally San Marino quest'anno? Secondo me è molto dura, perché non tanto per il discorso della, diciamo, dell'epidemia che c'è, ma pubblico è un po' dura, perché chiaramente è una delle gare con più affluenza di pubblico, e adesso come adesso comunque andare questa qui non è una gara che organizzi in un mese, comunque ci lavorano tutto l'anno dietro. E ancora non sappiamo neanche noi praticamente quando possiamo uscire di casa. Pensare di fare una gara a ottobre in queste condizioni sicuramente è un po' difficoltoso, quindi non credo che gli organizzatori siano disposti a fare una mezza gara, perché comunque se fai una mezza gara rovini tutto. E penso che diciamo che in questo momento siano più propensi per rimandare tutto al 2021. Sarebbe un peccato, però purtroppo la situazione è questa. È un peccato per tutti. Però sì. Ci dicono anche come è stato guidare la 1 Turbo. Allora, la 1 Turbo ho fatto solo mezza gara, perché poi era un rally Rosenbowl a San Marino. E poi si è rotta la turbina, quindi diciamo che ho fatto poca roba. L'altra 1 che ho usato non era turbo, ma era una 1.70. Una 1.70 gruppo A preparata da Barry Motors, e con questa qui ho fatto, credo, 3-4 gare. E nonostante che sia una 1, comunque è davvero divertente, perché la macchina è leggera, cavalli non ne ha 2.000, però comunque col fatto che è leggera e una scatoletta è divertente. Se la prendi con filosofia è molto divertente da guidare. A me ci chiedono in chat. A me è pensato di dotare di un turbo da 131? No, il turbo guai.
io sono per i motori aspirati, e il turbo non è una cosa che va bene con i giri che mi piacciono a me, anche se chiaramente le macchine turbo non è che vanno piano, vanno molto forte, però non ti danno la stessa emozione di un motore aspirato a 9000 giri. Giusto, Freak? Sì. Grazie. Ho chiesto un aiuto dal pubblico. Come se fosse un VTEC a 9000 giri, sempre. 9000 è bello, perché comunque... C'è Andrea in linea, vedi, Mini Andrea sarebbe invece il presidente della scuderia Malatesta, che è quello che ci ha accompagnato un sacco di volte nelle nostre scorribande, a me proprio a Baldinini qui for Clima, il mio amico qui di fianco l'ha anche capottato parecchie volte, però è sempre stato bello, dai, correre insieme. Adesso però non vuol più correre con noi, si è ritirato momentaneamente, si è ritirato dalle competizioni, ha preso un anno di pausa, giusto? Ha preso un anno di pausa, però ha scritto a testa sotto. Però adesso comunque tornerà, perché comunque gli piace correre, c'ha la gola di correre, quindi Andre, torna con noi a correre. Ti facciamo fare un altro sacco di bei giri in giostra. Ci chiedono in chat ogni quanto è la manutenzione del 131. Aspetta un attimo, scusa. Ale mi dice che vuol vedere Freak. Freak, puoi venire qui un attimo? Taras, il presidente. Ciao Ale. Questo qui è Baldinini for Clima. Mattia! C'è anche Mattia. Mattia Dini è quello che mi ha accompagnato negli ultimi due Rally Legend. Grande Mattia. Adesso è a casa, tra l'altro lavora per Baldinini for Clima, e adesso ha sbagliato una staccata, e questo ragazzo è arrivato un attimino frenato in una curva, però capita. Grande Mattia, diventerà presto babbo, rendiamoci conto, comunque va bene. E com'era la domanda, scusa? Ogni quanto fa la manutenzione al 131? Ciao ragazzi, ho salutato. Allora, il motore dura 800 km di prova. Grande Sara, lei è la futura mamma e consorte di Mattia. Auguri. Okay. Salutiamo tutti. E, allora, il motore ogni 800 km è da revisionare. E la revisione mi costa circa metà anno di lavoro. E quindi, giusto per farti capire, il cambio diciamo che possa fare un anno se lo tratto bene, quindi ogni 6 mesi lo smonto e lo faccio revisionare. Il differenziale, praticamente il motore dura niente, la scocca, esatto, e il differenziale praticamente, vabbè, devi tenere diciamo controllato il discorso coppia conica, dischetti dell'autobloccante, quelle cose lì, non ha una vera e propria tempistica, sono tutte cose che io adesso ogni due gare comunque smonto, guardo tutto, perché quando vai a fare una gara all'estero così comunque devi cercare di andare oltre con una macchina che sia anche un attimo affidabile, perché se sei in Portogallo dopo che hai fatto 2 giorni di camion agli 80 all'ora e poi magari ti fermi per una cazzata, e, cioè, nel senso, una volta va bene, la seconda volta va bene, perché sono mezzi meccanici, ci sta tutto, però nel limite del possibile devi sempre cercare di, anche se è una macchina che uso da fare i giochi, la devo tenere controllata come se fosse una macchina che noleggio o che comunque mi dà da mangiare. Deve essere sempre a puntino per ogni cosa. Poi sì, è capitato tipo allo Janner quest'anno, inizio anno, era tutto nuovo, si è andati su, la seconda prova ci siamo dovuti fermare per un problema da 2 euro. Però lì purtroppo non ci fai niente. La sfiga, purtroppo. Sì. Purtroppo c'è anche quella nei rally.
Sì, fa parte del gioco. Ci puoi descrivere con un solo aggettivo Rally Legend? Allora, il Rally Legend ti direi magico, perché comunque è un rally che dà modo a tanta gente da tutte le parti d'Europa, adesso forse anche del mondo, comunque di trovarsi per 4 giorni di passione vera, perché comunque adesso polemiche a parte, che ci può essere quello che non gli piace, quello che non è un rally, quello che tante cose, però comunque è l'unico, uno degli unici rally che comunque, voglio dire, ti trovi il tifoso austriaco, ungherese, polacco, cinese, spagnolo, portoghese, la gente viene da ogni parte. Ciao Silvia, la gente viene da ogni parte del mondo per vedere Rally Legend, quindi magico, perché credo che sia uno dei pochi rally che riesce a racchiudere tutto questo, tutte queste persone. Tutti hanno una passione. Sì. Allora, ci fanno anche una domanda ai nostri amici di Seven Speed Racing. Ciao Paolo, quanto credi sia formativa per il giovane la trazione posteriore? Allora, secondo me è fondamentale, perché io comunque ho cominciato a correre praticamente col 131, macchina inguidabile, e quando ho avuto modo comunque di passare a correre con delle macchine a trazione anteriore, o comunque anche ho fatto qualche gara con un 4x4, comunque il 131 secondo me è stata una scuola incredibile, perché avere comunque imparare avere guidare a distinto, perché comunque vuol dire quando parte non è che ti avvisa, cioè nel senso te ti butti dentro una curva di traverso, la macchina non è che fa sempre quello che vuoi te, poi a guidarla in un certo modo chiaramente aumenta i rischi, aumenta tutto, e secondo me è stata una scuola molto grande, perché vuol dire mi ha dato modo comunque, se io guidavo un'altra macchina quando mi partiva, che non me l'aspettavo, comunque il fatto di aver avuto, diciamo, la scuola del 131 a me mi ha voluto dire molto. E quindi io penso che sia una palestra veramente grande. Considera che molti, esatto, soprattutto per i carrozzieri, e considera che molti, se possono, vanno a fare dei test sulla neve, chiamiamoli test, vanno a fare delle scorribande sulla neve, perché comunque la guida con aderenza zero che hai sulla neve, la guida sulla neve deve essere molto istintivo, perché una curva tiene, 10 no, non si comporta mai la macchina nello stesso modo. Quello che riesci a imparare, cioè perlomeno quello che dicono, che quello che riesci a imparare in una sera di neve corrisponde magari a 10 rally. Quindi teoricamente la stessa cosa che mi ha dato me correre col 131. Comunque il fatto di guidare sempre con la macchina non sui binari, ma sempre col culo non sai dove, comunque il discorso che devi sempre cercare di controllarla in qualsiasi situazione, condizione, è una cosa che è riportata, diciamo, a una guida pulita su un anteriore. Una volta che magari ti parte, anche se rischi di più, se la macchina ti parte non hai paura, perché non sai cosa può fare, non sei pronto a controllarla o qualsiasi cosa. Quindi secondo me è un'ottima scuola. Anche più ti stanchi più facilmente anche il posteriore. Esatto. Quello lì sì. Quindi si può retribuire il fatto che sei diventato formidabile grazie al 131 nella vita posteriore. Sì, nel senso, quello che chiaramente considera che ho cominciato a correre col 131, voglio dire, sto ancora correndo col 131, e dopo 20 anni, se non avessi imparato ancora come si usa, avrei dovuto cambiare sport. È chiaro che, voglio dire, io penso che qualsiasi pilota dopo 20 anni che corre con la stessa macchina, cioè la sa. È talmente un tutt'uno con la macchina che, se non è proprio, come si dice da noi, un stocco, comunque riesce a guidarla, riesce a farci un po' quello che vuole.
Io ti dico, quando ho cominciato ero molto incapace, perché comunque, a parte i talenti veri che magari hanno all'inizio già qualcosa in più degli altri, io comunque i primi anni ero veramente scarso, nel senso, e poi piano piano comunque con l'esperienza, perché voglio dire, nonostante che lì vorrei spezzare una lancia, nel senso, molti dicono che a 20 anni fai delle cose che magari a 40 o 50 anni non le faresti più. Io ti dico che il rovescio della cosa, quello che facevo a 20 anni magari entravo in una curva senza sapere cosa facevo. Io mi buttavo nella curva, se veniva veniva, se no niente. L'esperienza che posso dire di avere acquisito adesso in questi anni, voglio dire, io penso di riuscire a guidare meglio la macchina, perché adesso, nel limite del possibile, se faccio qualcosa, diciamo che il 70% è una cosa che faccio perché riesco a farla, perché so che riesco a controllarla. Dopo è chiaro, c'è sempre quell'attimo che ti butti dentro, che non sai neanche te perché ti è venuta la curva. Però molte cose che faccio adesso, nonostante che comunque 44 anni, molte cose che faccio adesso secondo me sono migliori rispetto a quelle che facevo a 20 anni senza testa. Quindi l'esperienza sicuramente aiuta. Cioè, guarda comunque Andreucci, voglio dire, Andreucci dicevano 50 anni, largo i giovani, tutto quello che è, comunque a 50 anni è ancora un pilota che può aver fatto tutte le prove che vuoi, può aver fatto i test più degli altri sicuramente, però voglio dire, l'esperienza che si è fatto in questi anni, nonostante che 50 anni, non ha niente da invidiare a quello che ne ha 20. Sicuramente ci sono un sacco di fattori. Per fortuna è uno sport, il rally è uno sport a differenza del calcio o di tanti altri sport motoristici che ti dà modo comunque di correre anche fino a 60 anni. Ecco Andrea, vedi? Sì, ma te non fai testo perché la testa è sempre quella di 20 anni fa. Esatto, questo potrebbe essere una cosa giusta, perché io dico sempre che sono cresciuto come anni, ma la testa non mi ha mai sviluppato. Me l'hanno ibernata, è rimasta, non mi ha sviluppato la testa, però vabbè, capita. Sì, allora facciamo una cosa, che visto le dirette durano massimo 60 minuti, chiudiamo un altro questa live qui e poi ricominciamo un altro, ci sono le ultime domande, se ti va bene. Va bene. 10 minuti in alto, se no dopo ci si interrompe a metà, non si capisce dopo che punto eravamo. Dobbiamo fare proprio veloci veloci perché dopo ne ho un'altra. Sì, no, ma sono le ultime due domande in croce. Vai tranquillo. Perfetto. Aspettiamo Paolo. Ciao Ambrosio. Vai, eccoci. Ecco. Solo Bocianto rompeva bruscamente, non era molto garbato. No, giusto. Mari, tienimi aggiornato sulle tempistiche, Mari, che se no mi perdo. Ok, ci sono. Ancora 17 minuti alle 5. Bene, ne ho una alle 5. Sì, l'avevi detto infatti per quella. Allora. Che progetti hai per il 2020? Allora, per il 2020 in realtà ne avevo molti di progetti, ma si sono un attimo arenati per questo virus che ha colpito tutto il mondo. E avevamo un sacco di gare belle in programma da andare a fare e adesso speriamo che passi tutto prima possibile, prima di tutto per noi e per tutta la gente che ci sta soffrendo. Ciao Ricky, c'è il mio collega, e più che altro per la gente che
ci soffre, che stanno male, quindi prima speriamo che passi quello lì e poi ricominceremo a fare quello che ci piace. Sopravvivere non è male. Ci fanno anche la domanda di quante gomme usi a gara, quanti treni di gomme. Dipende, come dicevo prima, dipende un po' dalla tipologia di gara. Tipo qui da noi, se fai un circuito ce ne vogliono due prova dietro, se vai a fare una gara all'estero principalmente sono gare sempre molto veloci, quindi diciamo nel veloce le gomme non si consumano, poi nei tornanti chiaramente sì, però magari in una gara di 150 km in Spagna consumi 12 gomme e qui consumi le stesse 12 gomme per fare 50 km. Perché magari la prova è più corta, ci sono 100 tornanti e da un'altra parte in Europa ce ne sono 10 in una prova. Quindi dipende un po', non c'è una linea fissa, dipende un po' dalla tipologia del percorso. Poi una domanda molto gettonata, sarà consigli per chi vuole intraprendere lo sport del rally? Allora, se devo dare un consiglio io, siccome io sono molto antico e mi sento molto antico, direi a tutti comunque che la cosa bella del rally è comunque acquistare una macchina stradale e prepararsela nel garage con gli amici. Piano piano, di fare comunque la gavetta, di fare un passo alla volta. È chiaro che uno che ha la possibilità non si mette a fare una cosa così. Chiama, affitta un R5, ultima evoluzione, e si fa le sue gare. Però secondo me, diciamo, tutto quello che viene vissuto prima della gara, con gli amici, con quelli che ti danno a mano a finire la macchina, con tutto quello che c'è dietro, quindi vedere il rally a 360 gradi, secondo me emozionalmente e anche come una scuola di vita, io lo consiglierei di più, nel senso, se uno ha la possibilità e ha voglia, perché comunque lo puoi far solo se hai voglia e passione, dopo è chiaro, chi è che corre, chi ha la possibilità di affittare la macchina, non è che non ha passione, probabilmente fa meglio lui, perché al posto di stare tutte le sere nel garage a montare la macchina, arriva lì con la borsa della tuta, si veste, parte, quindi probabilmente, diciamo, è più sensato così. Però secondo me emozionalmente, o comunque per come la vedo io, diciamo che il rally, il discorso rally è bello per tutto quello che c'è dietro, dalla preparazione della macchina, alla preparazione della gara, alla gara di per sé, al dopo gara, comunque tutto è tutta una cosa diversa. Ma ci fanno che vai di traversa con l'auto tutti i giorni? No, per strada adesso vado via come un vecchio di 170 anni, se non ho proprio fretta vado via sempre a velocità decente, non faccio mai le corse per strada, anche perché adesso è un po', diciamo, non è più 20-30 anni fa che c'erano poche macchine, poca gente in giro, adesso comunque dove non è che devi stare attento a te, devi stare attento comunque anche a quegli altri, perché non sai mai cosa può fare quell'altro, quindi non devi pensare solo a te come guidi, devi pensare un po' in generale. Quindi se vai piano è sempre meglio. Ci chiedono come ti alleni questa quarantena in chat. E non mi alleno, perché non ho un simulatore, non ho un mezzo computer, diciamo che è una cosa che non mi piace, non mi interessa, non ho nessun allenamento, nel senso, adesso quando sarà la prima gara, carico la macchina sul carrello e vado a correre, poi magari passano 2 mesi, 3 mesi, stesso discorso, prepari la macchina, carichi sul carrello, vai a correre. Non mi sono mai allenato, ma proprio neanche fisicamente, sono così di base. Ci chiedono se dovessi consigliarci una curva Rally Legend, quale curva? Allora, la curva non lo so. Io se un giorno, mettiamo che il prossimo anno non faccio Rally Legend perché voglio venirlo a vedere, io mi metterei su nella prova della casa, nella salita in fondo a Caladino,
perché è un pesto che vedi un chilometro di prova, velocissima. A me che mi piace sentire il motore pieno, mi piace vedere la velocità, io piuttosto che mettermi in una curva, in un tornante, da farlo in prima e 30 all'ora, preferisco vederli nel veloce. Le curve sono tutte belle, la curva della casa è caratteristica, e la curva fine prova di Piandavello, il curvone a destra è comunque una bella curva. Secondo me tutte le curve comunque hanno il suo fascino, perché comunque c'è gente dappertutto, quindi ogni curva può essere quella giusta. Facciamo l'ultima domanda. Ci scrivono i nostri amici di Memerelli ti dicono: uè Paolino, ti ricordi quando avevi perso la GoPro Legend e te ne abbiamo riportata nel pacco assistenza? Quante risate? Esatto, mi ricordo che l'ho persa nella prova della casa. C'era il mio amico che mi ha montato un sacco di telecamere, quando sono, non lo so, 5, 6, 7 telecamere, mi aveva montato attorno alla macchina sotto, e ho fatto due prove, quando sono tornato ce ne erano rimaste 2 o 3, e quindi faceva la conta dei danni. Poi per fortuna sono arrivati i ragazzi con la telecamera, mi hanno riportato la telecamera, quindi abbiamo avuto modo di rivedere il passaggio, di rivedere tutto, sono stati davvero forti. Li ho ringraziati quella volta e continuo a ringraziarli, perché comunque dai, non è una cosa da tutti, quindi sono stati veramente bravi. Tra l'altro vi saluto. Ci stanno guardando però. Ci stanno guardando. Vai, ti chiedo di fare una screen e poi dopo ti lascio andare, che dopo devi andare. Per tutti gli altri voglio fare domande, purtroppo non possiamo ne farle perché Paolo deve andare via. Esatto, magari ci sarà un'occasione. Vai, perfetto. Va bene. Grazie mille per aver partecipato. Ci sentiamo. Perfetto. Vai, ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Grazie per aver partecipato. Ciao a tutti.